Tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a sostituire la catena distribuzione su questa Volkswagen Scirocco 1.4 TSI, stesso motore della Golf o della Passat, comunque tutti i motori 1.4 TSI. Perché? Perché si allunga, vedete? Venite a vedere, guardate. Allora, come potete vedere, il tenditore, questo che è quello sotto, questo qua, praticamente, vedete che rispetto alla posizione iniziale, quella marroncino chiaro, è già uscito fuori di 2 cm. Quindi è quasi uscito fuori tutto, quindi la macchina poteva anche andare fuori fase. Ma il discorso dell'allungamento della catena lo vedete qua. Tutto questo gioco ovviamente non ci deve essere. Quando mettete in moto la macchina, che sentite un rumore di sferragliamento, o eventualmente può anche darsi che si accende la spia del motore e andate in diagnosi e vedete che c'è un difetto, quindi un codice guasto fra fasatura, sensore albero a camme, sensore albero motore, che non sono in corrispondenza, non andate a cercare altre grane, e la catena di distribuzione che si è allungata e va sostituita. Quindi due sintomi della catena di distribuzione in generale, non solo per questa macchina qua, sono sferragliamento all'avviamento da freddo e spia motore accesa con il codice guasto della sincronizzazione albero a camme albero motore. Come vedete qui il difetto era già molto molto avanzato, perché bastava poco che quel tenditore, se esce fuori e scende, la macchina va fuori fase, si piegano le valvole e ciao. In questo caso qua andremo anche a sostituire la pompa dell'acqua, perché come potete vedere stava già uscendo un po' di liquido che ha fatto questa ruggine, quindi andremo a sostituire la pompa dell'acqua, anche perché è in un posto abbastanza ostico e adesso che ce l'abbiamo in mano non è più la differenza di questo pezzo che fa la differenza del colto finale. Per avere un preventivo per questa lavorazione ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80. Quando sentite questi rumori, mi raccomando, fermatevi, perché si possono creare gravi danni al motore. Ciao a tutti, alla prossima.